Benvenuti in un nuovo video. Speriamo che siamo messe bene perché non lo so veramente. E che è da tantissimo tempo che non registriamo video mukbang e quindi siamo qui. Possente. Infatti siamo un po' strette. Abbiamo fatto un altro tavolino per fare un video mukbang un po' in tema Halloween. Anche perché sono siamo anche vestite in tema Halloween. Non funzionava neanche la videocamera, quindi iniziamo benissimo. Ovviamente anche birra Bavaria dalla degustazione. La mia ovviamente sono quelle di Lidl. La mia all'interno ci aspettate che rossa italiana? No. Allora, pizza farcita con salame, pizza farcita con salsa di pomodori, formaggio cheddar e brustolo affumicati. Invece quella di mia sorella, infatti costava molto di più, pizza con crema di zucca e pancetta affumicata. Io direi di assaggiare prima e poi rispondiamo alle vostre domande. A me è un po' brutto. Ispira un sacco. Poi dopo ti do un pezzo. Mi è proprio... Questa pizza è brutta, però è buona. No, la mia è buona perché io assaggio con le pizzette ed ero... Esce un profumo da qua. Pronto? Buon appetito. Cheers. Piccante. Ma dov'è il piccante? Non so. Non me la ricordavo questo. Scusa, ma questo nero che cos'è? Ma è perché tiene d'altro. Ma proprio brutta. Sta però mi mangiavo come la tua, che l'avevo pure comprata. Ma io provai le pizzette, erano buonissime. Me lo ricordo. Come fa a essere a fuoco piccante? Faccio un muzzo. È piccante. Proprio schifo. Orribile. La salsa giallapegnola. Ma mangia dalla mia, poi dalla mezza. Vabbè. Non siamo male. Ovviamente, ragazzi. Cioè, sono gusti personali, però ovviamente tutta una giornata a correre, ti siedi la sera. Tanto sto capo forza con la cena, cioè assolutamente. Ma beviamoci su. Ve la damo in un bicchiere. Cioè, lo c'è secco piccante, ma poi non c'è scritto, non c'era scritto. Infatti, cioè. Non si fanno queste cose. A saperlo. Perché io ho assaggiato le pizzette e mi ricordo che erano strabuone. Vabbè. Allora, non mi voglio sporcare. No, vai, Poi devo mettere un pezzo. Allora. Prima domanda, qual è il lavoro dei vostri soldi? Allora, prima di tutto vi mandiamo un bacione a tutte e vi ringraziamo, per averci lasciato le domande, sto dicendo le risposte. Come si fa? Ci siamo. Inizio io, qual è il lavoro dei miei sogni? Prima di tutto non dipendere da nessuno, deve avere un lavoro tutto mio, che sia un'azienda, qualsiasi attività che mi renda felice. Diciamo che... Chissà, magari un qualcosa insieme. Sicuramente. Sa. Diciamo che non sono, Dio, me dire me nella vita, però non sono una persona da posto fisso, ecco. No, preferisco crearmi qualcosa di mio, fare sacrifici. È vero, forse sarò meno agevolata rispetto alle altre persone, però va bene così. Perché si vive una sola volta nella vita. A te? No, anche io la penso così. Sarebbe un sogno... Speriamo, siamo. Cioè si possano realizzare tutti i nostri sogni. Però mi piacerebbe, perché qual era la domanda proprio specifica? Il lavoro dei tuoi sogni? Il lavoro dei tuoi sogni. Il lavoro dei vostri sogni. Anche io lavorare in proprio con me. No, cancella. No, può cancellare. Vai. Lavorare sempre nell'ambito del benessere, della cura della persona, sempre questo ambito qui, questo aspetto qui. Magari insieme, chi lo sa, una cosa tutta nostra, chissà, speriamo. Speriamo. Non dipendere da nessuno. Allora, io sono del... Io non lo voglio sempre... dire, però... chissà. Io sono sempre del... Che siamo molto simili. Sì. Quindi penso che... Vabbè, forse non tutti.
sono di questo pensiero, ecco, cioè che si sveglia la mattina e dice no, io voglio il posto fisso, tengo ferie pagate, tengo tutto pagato, a me non me ne frega, quando ritorno a casa sto senza pensiero e questo ci sta. Però non lo so, forse perché nel modo in cui siamo nate, sono nata, parlo per me, per lei, sono sempre crescendo con le tante esperienze, sono delle idee che a lavorare per gli altri preferisco lavorare per me stessa. Comunque me lo mangio. Sì, oddio, puoi mai dire mai. Puoi dire mai nella vita, cioè. Tutto può succedere. Però ci auguriamo questo. Questa secondo me è buona proprio. Buonissima. Assaggiare pure. Vai. Poi rispondiamo alla seconda domanda. Ah! No, buonissima. A saperlo. A saperlo! Che senza roba! Ma non lo so. Vai, leggi tu. Questa. Città paese che vorreste visitare? Firenze? Italiana? No, facciamo misto. Oh, in Italia? Senza dubbio. Firenze, Sicilia, tutta la Sicilia, non vedo l'ora. A fare questo tutto il giorno? Sì, 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 già sono pronta. E Puglia qualcosa già l'ho visto. Vabbè, Roma, non ci sono mai stata, può sembrare strano, sì, invece. No, pure io, poi io voglio andare pure a Londra. No, io mi piacerebbe visitare, cioè andare in Grecia. Non sai cosa mi piacerebbe pure, pure la California. Vabbè, sono bisogni di viaggi a Dubai, ho visto qualche storia ultimamente. Pure in Thailandia. Ho un po' paura. No, vabbè, Istanbul, non so come si dice. Comunque questa è buonissima. No, è spettacolare. Vi prestate vestiti a vicenda o siete gelose delle vostre cose? No, ci prestiamo. Ci prestiamo. Oddio, forse sono le magliette. Sì, se forse ci devo prestare. Sì. Poi. Siete bellissime, grazie. Cosa ne pensate di chi fa i video dove si abbuffa e fa challenge? Allora, secondo il mio parere non ce lo fa nulla di male a fare i challenge. Però ovviamente. Mo vivendoci, no? Comunque c'è una consapevolezza e una preparazione prima. Esatto. Per quello. Quelle che vediamo noi, poi non so se ci sono magari c'è qualcuno che lo fa per uccidersi per la vita, ma non penso. No, ma poi io però del parere che sia le challenge, sia i cheat day perché fanno bene al corpo, cioè almeno i cheat day. Le challenge dipende da quello che si va a fare. Ma le altre sono delle challenge, esatto, che no. I brividi. Ma fare sempre una challenge consapevole di ciò che si sta andando a fare, perché cioè raga, alla fine ci rimaniamo noi stessi. Sì, infatti. Quello che non mi piace sono le abbuffate proprio inutilmente, quelle no. Sì. Tipo io ho fatto la 10.000 calorie challenge ma non l'ho finita perché il mio corpo comunque non è riuscito a finirla, perché voglio, è impossibile. No, perché poi subentra la sofferenza e vedendo quel video, cioè almeno io che sono una persona empatica mi sento male anche io, no, quindi sì. Diventa una tortura. Poi avete un viaggio insieme in programma, siete sempre al top. Aspetta, non ti piegare su questo tavolino che questo tra poco crolla, eh. Cioè, piede piegato di qua. Va bene. No, qua no. Okay. Allora, avete un viaggio insieme in programma, siete sempre al top. In programma proprio? No, in programma no. Però sicuramente la prima tappa in quei posti delle montagne là, Heidi e tutte le caprette. No, che può pure mai è. Raga, io adoro troppo, cioè veramente Trentino, allora, queste cose qua invece sono completamente all'opposto, però sì. Penso che. Infatti io quando dico se un giorno dovessi avere una casa, mi piacerebbe tantissimo tipo al lago, lì, cioè proprio quel clima bello. Perché forse ho visto Love 101 e quindi me ne sono letteralmente innamorata. Non so di cosa stai parlando, ma vabbè. Già so che dopo questo video ci metteremo nel forno anche l'altra pizza. Infatti.
saperlo, mamma mia. Mm-hmm. Tipo questa non la farei mai, ecco. 50 al Kinder Fetta Latte. A testa. Cioè, io non la farei mai. Mm-hmm. È buonissima comunque. Avete conosciuto delle persone sui social con cui avete stretto un legame? Io sì. No, io no. Non sono molto social, quindi no. Allora, queste, guarda queste due domande. Sono due simili, però. Ciao ragazze, come vi vorreste vedere tra 5 anni? Inizio io? Allora, tra 5 anni, io ho 27 anni. Io 25. Io per il momento, cioè, spero autorealizzato, non al 100% ma al 90% sì. Almeno con un lavoro, eh. Tu? Penso che no, anche anni? Io. 27. 27? Cioè, tu tra 5 anni? Con una stabilità, perché altrimenti okay. Non se ne può. Tra 10? Io spero 10. Di costruire almeno una famiglia. Una famiglia per forza. Cioè, eh. Con tempo in mano. No, che nessuno te lo obbliga, però no, sarebbe. No. Mi vedrei così. Poi. Vabbè, penso che sia un po'. Poi sì, non dovesse succedere, almeno per me. Andiamo a piangere da Louis Vuitton. Dici tu? Sì. Ok. Allora. Quanto pesate attualmente? Non ho idea. Ho letto una. Ah, sì, quanto pesate, vabbè. C'era una domanda che io non sono riuscita a trovare, però. Mi fece pensare tanto. Una delle vostre paure più grandi? Ma in che senso? In no, generale? No, tipo la fobia dei ragni. No, Iano. No, ya no. Ya, dici ma. Oddio, forse posso sembrare troppo me. Oddio, allora. Non mettiamo i fare la famiglia e mezzo. Ok, allora okay? Va bene. Perché c'è quella ovviamente, a me sembrerei materialista assolutamente. Non voglio sembrare così perché sono la prima che... No ragazzi, quasi no. Ovviamente sì, la paura più grande è perdere una persona cara, però una paura proprio personale. Si è andato del mio pezzo. No vai, mi continuo questo schifo. No, no, vai. No, vai, vai. Devo uno sbandone, lo dobbiamo fare sempre. Lo dobbiamo fare uno sbandone. Vai. Tanto se penso con che lo devo finire. Comunque che è brutto questa piscina. Ma che dicevo. Mi ha lasciato il cornetto. Vai, tu. Ma non mangiare. No, vai, vai. Me stessa, non lo so. No, sincera, no. Non niente niente. Perché tu già la tenevi pronta? Ma sai quanti mesi fa l'ho vista? Tu mi cogli così. Ci penso, andiamo a parlare, non so parlare tu. Ma no, non ce lo sto pensando, com'è? Diceva, com'è che hai già lasciata la parte? Comunque, se amate il forte, mi piacerà. Una delle mie paure più grandi. Personali. Personali. Posso indovinarlo? Lo vuoi indovinare o no? No, è la parte. Per me è il fallimento. E vabbè, ma è di tutti. No, in generale. Tutti. E tu perché non l'hai detto? Eh no, perché cioè una cosa non realizzarsi, non realizzare i propri sogni. No, ma proprio, no, proprio nella vita, proprio in generale, a 360 gradi. Un po' sì. Proprio in tutto. Personale posso questo. Tu? No, penso pure io questo. Ma sì. Ragazzi, spaccamo a metà. Mamma, e anche questa mamma. No, ultima domanda, non so neanche se sei staccata, penso di no, eh? No, no. Oh,
cosa, è buono. Già mi è venuta l'ansia di questa domanda. Che liceo hai frequentato? Scientifico, mi penso. Non l'avevo mai fatto. Mi penso. No, io nessun linguistico. Nessun linguistico. Cioè, nessun liceo. Io nessun liceo. Perché ho frequentato, vabbè, ho scritto professionale di indirizzo commerciale. Stamattina ho incontrato la prof di economia. Allora, grazie. Questo. Un po' di ansia. Non mi sono toccata tutta, io lo so. Però. Se ci fosse la possibilità, vorresti vedere cosa ti accadrà in futuro o vivere con il dubbio? Vabbè, questa è scontata. Io penso... una cosa negativa, no? Cioè, alla fine è brutto, capito? Se no, io... Però se puoi cambiarlo... Oddio. Oddio, sì. Sì. Però no. Mi lascia vivere. Vivere col dubbio. No, sai che altro. Oppure c'è vivere giorno per giorno. Perché poi... Cioè, secondo me è brutto, veramente. Perché poi... Già sai, cioè, considera sì, vivere proiettata nel futuro neanche va bene, no. Cioè, non va bene proprio. Che non ti godi il presente. No, ok. Vai, facciamoci. Detta questa citazione, noi brindiamo, vi salutiamo, è la nostra e la vostra. Che dici? Va bene questa? È la vostra. Chissà, ovvia. 1,50 euro al pezzo. Mamma no, comunque ci sono rimasta malissimo perché... Io facevo anche il video di Halloween. Io provai le pizzette. Io provai le pizzette, ma erano buonissime. Cioè, veramente. Quindi c'erano. Sì, era praticamente uguale. Quindi io ho pensato, vabbè, sarà lo stesso formato, solo che sarà un formato un po' più grande. Ed era buonissima. Vi consigliamo questa. Ovviamente. Costa un po' in più, però ne vale la pena. E quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente forse anche un po' breve, però qualche risata ce la siamo fatta. Ah sì, assolutamente. Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi su Giulia, mi trovate come Giulia, cioè seguitemi su la birra, ma io a birrite vi dirò. Seguitemi su Instagram. Perché sul mio profilo Giulia mi fitto, ogni tanto vi posto fammi una domanda, quindi mi raccomando, se volete partecipare nei prossimi MAC, fatecelo sapere, quindi ci scriveteci. E, nulla, detto tutto, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!